Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci siamo visti l'anno scorso? No, o A giugno, quest'anno? A sì, a giugno di giugno. quest'anno. Giugno 2019, e che problemi aveva? Avevo un prurito agli occhi, continuo, tutto il giorno, a partire dal mattino fino alla sera. Bruciore anche, e questo mi limitava in molte attività della vita, vabbè, a partire dal mattino nelle attività lavorative. Perché appena arrivavo in ufficio accendevo il computer e gli occhi cominciavano a lacrimare per almeno 10 minuti, un quarto d'ora. E poi questo mi limitava anche in molte attività, ad esempio nelle attività sportive all'aria aperta, perché ad esempio facendo trekking oppure facendo camminate, gli occhi mi lacrimavano continuamente pur avendo gli occhiali protettivi per la luce solare. E quindi cercavo una soluzione da tempo, però nessun medico me l'ha fornita, perché continuavano a prescrivermi sempre i soliti colliri per l'occhio secco, però io vedevo che comunque non c'era una soluzione. E niente, quindi cercando su internet. Ho cominciato, insomma, a capire che questa patologia, che sembra, insomma, sembra una cosa trascurabile, insomma, una patologia non tanto grave. In realtà, invece, io leggendo mi sono accorta che è una cosa che non è tanto da trascurare, perché comunque a lungo termine può portare anche a delle patologie più gravi. Abbiamo fatto quattro sedute di luce pulsata con radiofrequenza, di DLRF, abbiamo fatto una terapia di supporto, adesso siamo al 30 di novembre 2019, come va? Molto meglio, perché allora devo dire che già dopo la prima seduta il bruciore e il prurito diciamo che erano scomparsi e quindi cioè, per me era già un'altra vita, già dopo la prima seduta e si vive in un altro modo. Ho cominciato a poter fare le attività sportive all'aria aperta senza avere sempre in continuo gli occhi che lacrimavano e poi man mano la cosa è andata sempre via via migliorando. Cioè, considerando anche che di mezzo c'è stata l'estate, quindi sole e quindi mare, vabbè, ho sempre chiaramente portato gli occhiali, le lenti protettive, il cappello per Certo. proteggermi, però comunque poi tutto sommato ho fatto la mia vita normale, normalissima come sempre. Bene. E ho continuato le cure fino a questo momento e devo dire che sono molto soddisfatta. Prego. Bene, la ringrazio. Buongiorno.